Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. La campagna si trasferisce in città. Scopri le eccellenze agroalimentari emiliano-romagnole. Domenica 24 marzo, 14 aprile e 5 maggio. In piazza 8 agosto a Bologna. Dalle 9 alle 19. Non fartele scappare. Campagna amica. Cose buone, persone buone. Buongiorno telespettatori di ETV, benvenuti ad ETG. Siamo alla giornata dei funerali, si sono conclusi poco fa i funerali di Stefania Nistor e dei suoi tre piccoli bambini che sono rimasti uccisi tutti e quattro nel terribile incendio della scorsa settimana, la notte tra giovedì e venerdì in via Bertocchi, nel loro appartamento di via Bertocchi alla periferia di Bologna. Una tragedia che ha scosso un'intera comunità, ha scosso tutta la città di Bologna. Sono state ore evidentemente drammatiche, quelle vissute dai familiari. Lo dicevo, si è concluso proprio pochi istanti fa il funerale, prima la camera ardente, una lunga mattinata e poi la funzione ovviamente secondo il rito ortodosso. La chiesa è stata quella di via Olmetola, proprio dedicata agli ortodossi rumeni, e a celebrare la funzione è stato padre Trandafir Vid. Allora dovremmo avere in collegamento proprio da via Olmetola, dove si è, come dicevo, appena conclusa la funzione, la nostra Sara Ferrari. Allora a te Sara, la linea. Dopo la cerimonia della funzione religiosa, l'ultimo saluto che è stato già dato dalla chiesa, dove siamo collegati ora. Ci dobbiamo spostare, facciamo un punto di spazio alle auto. È stata una cerimonia, una funzione molto partecipata, molto commossa, la famiglia era stretta nel massimo riservo e nel silenzio. Grande dolore per quest'ultimo saluto, iniziato questa mattina poco dopo le 8 al cimitero della Certosa di Bologna, dove si è aperta la camera ardente. È stato ricordato, sono stati ricordati dai familiari sia mamma Stefania che la gioia e i sorrisi dei bambini che appunto si sono spenti venerdì scorso dopo un incendio che si è sviluppato nell'appartamento nel quale vivevano in via Bertocchi, in zona Barca. Alla camera ardente è stata tantissima la partecipazione anche di molti compagni di scuola dei piccoli, che hanno portato assieme ai genitori fiori e messaggi di ricordo per i bambini. E, come ho detto, la famiglia si è chiusa nel massimo riservo e nel dolore per queste tragiche perdite. Dopo la Certosa, appunto, la funzione qui in via Olmetola, vedete appunto alle mie spalle ci sono ancora moltissimi fiori fuori dalla chiesa, tantissimi davvero, i messaggi di cordoglio e di dolore e da parte di tantissime persone. Molti messaggi che abbiamo letto anche nel registro lasciato all'esterno della chiesa, tanti ricordi per Stefania e per i bambini. Alla funzione ha partecipato tra le autorità anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che se va bene Massimo vi farei ascoltare nell'intervista che abbiamo realizzato. Sentiamo. Ecco, sindaco, Bologna ha dato l'ultimo saluto a questa famiglia, aveva detto dal primo momento che non li avreste lasciati da soli e così è stato, vi hanno anche fatti ringraziato per questo. Questa famiglia è una famiglia che vive da oltre 30 anni a Bologna, una famiglia molto unita che è stata colpita da una tragedia indescrivibile, ed è giusto che tutti sappiano che abbiamo fatto il massimo per stare accanto loro e che per loro Bologna è casa, quindi per tutta la comunità rumena, la comunità ortodossa, Bologna è una casa ed era giusto che si sentissero a casa anche in quest'ultimo saluto.
Queste le parole, le poche parole, parole appunto a nome di una comunità del sindaco Lepore. Io tornerei in diretta in via Olmetola, appunto dove c'è Sara Ferrari, dove abbiamo visto, stiamo vedendo le immagini dei feretri, dei carri funebri che si stanno allontanando dalla chiesa dove è appena terminato il funerale. So che era presente anche la chiesa di Bologna, rappresentata da Monsignor Stefano Ottani, che è vicario episcopale, che è il vicario generale, ma ha la delega alla sinodalità, che significa in qualche modo anche il rapporto con le altre chiese, in questo caso la chiesa ortodossa, una presenza, quella di Monsignor Ottani, che ha voluto anche testimoniare la vicinanza del cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi. Esatto Massimo, infatti è stato lui a leggere un messaggio che ha mandato Zuppi, di cui vi vorrei leggere appunto un estratto. Zuppi ha scritto: ci conforta nella carità che diventa fraternità e impegno perché non solo non avvengano più tragedie simili come queste, ma perché ogni uomo, donna o bambino possa realizzare il progetto di vita e di bene che il Signore ha per lui. E anche padre Trandafir Vid, che è il parroco della comunità ortodossa qui di via Olmetola, ha raccontato anche una conversazione avuta con il cardinale Matteo Maria Zuppi appena saputo della tragedia in via Olmetola. Lui aveva offerto la possibilità, ha detto, durante la funzione, di poter celebrare le esequie in ogni chiesa di Bologna che avesse voluto, ha detto il cardinale, che avrebbe messo a disposizione la chiesa, anche la cattedrale. E padre Trandafir ha chiesto ovviamente alla famiglia di Stefania se voleva insomma una casa più grande. Loro hanno preferito rimanere qui in via Olmetola per la celebrazione, perché appunto qui è la casa della loro comunità e qua si sentivano a casa in questo momento di grande dolore. Sara, se appunto da via Olmetola è tutto, io riprenderei la linea, ovviamente dando appuntamento con te e poi ovviamente con i nostri prossimi telegiornali, per appunto darvi conto di questa giornata triste per tutta la comunità bolognese. Come saprete non è stato proclamato il lutto cittadino, ma è una giornata sicuramente che tanti sentono drammatica, perché Massimo, su cosa ci stanno uscendo, ecco, seguiamo l'ultimo saluto proprio. Sì. Il papà dei bambini e l'ex compagno di Stefania, lo vedete sulla sinistra di spalle. Immagini di grande dolore purtroppo che passano attraverso le nostre telecamere e che raccontano appunto quello che è il dolore di tutta la comunità rumena, ortodossa, ma anche della città di Bologna. Avete sentito le parole del sindaco Matteo Lepore, ma tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio da parte di tanti bolognesi qualunque. Okay. Vediamo ancora qualche immagine prima di riprendere la linea da studio.
L'ultimo saluto, avete visto, ve l'abbiamo proposto in diretta, della famiglia stroncata da questo incendio in via Bertocchi nella notte tra giovedì e venerdì. Ovviamente, come dicevo, avremo modo di tornare sulle esequie nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Adesso andiamo avanti con il telegiornale. 4 albanesi e un italiano, siamo alla cronaca, sono stati arrestati per aver torturato un 33enne. L'episodio è avvenuto nell'agosto del 2023, ancora da chiarire il movente, i dettagli nel servizio di Maria Elena Mele. Scopo di estorcergli informazioni di un suo amico e connazionale. 4 uomini, 3 albanesi e un italiano tra i 26 e 38 anni sono stati arrestati per sequestro di persona, tortura, rapina, detenzione e porto illegale di armi, lesione personale aggravata. I fatti sono accaduti nella notte tra il 17 e il 18 agosto 2023, quando la banda dei 4 si è presentata a casa della vittima albanese di 33 anni a Borgo Panigale, minacciandola con la pistola. L'hanno portata prima in un garage a Vignola nel Modenese e poi in un casolare a Savigno in Val Samoggia, dove lì l'hanno legato e sottoposto a sevizie continue. La vittima era stata successivamente abbandonata sul cielo di una strada, era stata soccorsa, trasportata in ospedale, sottoposta ovviamente a cure e riscontrata affetta a numerose lesioni, guaribili in 30 giorni. Sono ancora tanti gli aspetti della vicenda che presentano dei lati oscuri. I carabinieri infatti ancora non hanno chiaro a quanto ammonti il debito contratto dall'amico della vittima, che è già stato identificato e rintracciato dagli inquirenti, così come c'è da chiarire se lo stesso debito è legato alla droga oppure ad un bottino ancora da spartire o spartito male. Sì, indagini sono ancora in corso per capire appunto il movente e soprattutto il contorno del debito. 2 dei 4 uomini coinvolti nel sequestro di persone infatti hanno preso parte ad una rapina in una gioielleria avvenuta nel 2020 a Casalecchio di Reno. Sì, alcuni arrestati erano stati già arrestati nel 2020 per alcune rapine in gioielleria, però allo stato non è ancora chiaro se questi reati commessi in passato sono collegati al sequestro di persone. La Guardia di Finanza di Bologna ha aperto le celebrazioni per il 250° anniversario di fondazione del Corpo con un convegno in Sala Borsa dal titolo Le Fiamme Gialle per il territorio e la solidarietà, da 250 anni al servizio della collettività, che ha avuto lo scopo di far conoscere alla collettività appunto l'impegno dei militari della Guardia di Finanza in ambito sociale. Sentiamo il comandante. La giornata di oggi si inserisce nelle celebrazioni per i 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza, che nasce nel 1774 a Torino. Qui a Bologna stiamo organizzando diversi eventi, oggi vi è questo che parla di solidarietà e di attenzione al territorio, perché una prima parte del convegno sarà dedicata a ricordare il contributo che anche i militari della Guardia di Finanza, assieme a tutte le altre componenti di protezione civile, hanno dato in occasione dell'alluvione del maggio scorso, con un impiego giornaliero di ben oltre 200 uomini, con i nostri mezzi aerei, con i nostri nuclei sommozzatori. Abbiamo soccorso numerosissime persone, abbiamo salvato anche delle persone che erano in pericolo di vita anche con azioni abbastanza temerarie, con l'impiego dei mezzi aerei. E questo è il nostro contributo, al pari di quello di tutte le altre componenti della protezione civile. Un impegno corale delle istituzioni, le istituzioni locali, le istituzioni nazionali, le associazioni di volontariato, la componente istituzionale. Passiamo adesso alla politica. Il presidente uscente di Confagricoltura a Bologna, Guglielmo Garagnani, si candida alle prossime elezioni europee con Fratelli d'Italia. Vediamo il servizio di Alessia Salvatori. Guglielmo Garagnani, presidente uscente di Confagricoltura Bologna, ha annunciato la sua candidatura alle europee dell'8 e 9 giugno. Correrà nella lista di Fratelli d'Italia per la circoscrizione Italia Nord-Orientale. Classe 1971, Garagnani è stato presidente di Confagricoltura regionale dal 2009 al 2015 e nel 2017 ha assunto la carica di vicepresidente del Consorzio Parmigiano-Reggiano. L'annuncio è arrivato contestualmente a quello delle dimissioni dalla guida di Confagricoltura. Cambiamento climatico, scenario geopolitico globale, energia, sostenibilità ambientale ed economico-sociale sono al centro del programma elettorale di Garagnani, che considera tra i motivi alla base della sua scelta la recente protesta degli agricoltori. Non è possibile che gli agricoltori debbano arrivare a questo per poter far capire lo stato di difficoltà e di mancanza di speranza di futuro rispetto a politiche europee che
pur condivisibili negli obiettivi, non hanno tenuto conto delle caratteristiche soggettive, specifiche del mondo dell'agricoltura, imponendogli tempi e modalità eccessivi per la propria sopravvivenza. Alla presentazione della candidatura ha preso parte anche il dirigente bolognese di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e Trasporti. Poi Guglielmo Garagnani è davvero una candidatura che attendavamo da tempo, perché è una delle risorse più preziose e belle di questo territorio. La sua decisione di entrare in politica ancor più con Fratelli d'Italia credo davvero segni un qualcosa di positivo non solo per il nostro movimento ma per tutta la città. L'obiettivo di Lisa è quello a livello nazionale di confermare i voti che sono stati presi alle europee e sulle politiche del 2022, ed è evidente quindi che anche in questo collegio confidiamo di fare un risultato in linea che porterebbe a un numero non inferiore a 4-5 eletti. Voltiamo ancora pagina, parliamo di iniziative benefiche e anche di cultura, perché da oggi le cucine popolari diventano in qualche modo anche cucine barocche. Scopriamo il perché nel servizio di Gianfranco Parmigiani. Chi ci azzecca il barocco con le cucine popolari del vulcanico Roberto Morgantini ci azzecca col fatto che tutto fa brodo, in questo caso un brodo seicentesco, per raccogliere fondi a favore della benemerita iniziativa quotidiana di dar da mangiare agli affamati. Ecco che allora il maestro di casa, architetto Pietro Maria Alemagna, omen nomen per l'occasione, ha organizzato un grande banchetto barocco con tanto di scalco e credenziere, trinciante, coppiere, cuciniere, dispensiere, ostiere, pure spenditori, il tutto corroborato da laute vivande ed abbondanti libagioni, mentre gli astanti, taluni pur in parrucca con boccoli da marchese, venivano allietati dall'ensemble dello Brando Cortese, suonante musica rinascimentale di repertorio a noi non suggerito, ma presumibilmente da pescare tra Monteverdi, Corelli e Scarlatti, forse anche Handel o Vivaldi. Per quanto riguarda lo sport, vi rimando poi alle prossime edizioni e appuntamenti con Sport Today. Parleremo evidentemente della sconfitta della Virtus a Belgrado contro la Stella Rossa e non solo. Noi con il telegiornale ci salutiamo qui, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.